Sono al momento 11 le persone, tra madri, nonne e bambini con meno di 10 anni, fuggite dall'Ucraina, accolte a Teramo dal personale della Caritas. Arrivate con mezzi di fortuna per raggiungere parenti e amici che già vivono in città da tempo. Ci sono donne che hanno dovuto lasciare mariti e figli a combattere l'invasione russa e anche bambini, uno di pochi mesi. Sono arrivati perché avevano qui dei legami parentali, qualcuno c'ha la mamma, qualcuno c'ha la zia, qualcuno appunto prevalentemente le mamme sono che hanno fatto venire i propri figli oppure i figli che hanno fatto venire le proprie mamme insieme ai fratelli, alle sorelle perché arrivano solo donne con i bambini. Ci siamo attivati prima perché da noi appunto l'appello è arrivato prima, perché sono persone che vivono da noi, sono stanziali, residenti, lavorano presso le nostre famiglie e quindi subito nel momento in cui c'è stato il primo bombardamento si sono attivati per farli venire e hanno chiesto come fare. Noi avevamo ricevuto alcune indicazioni da parte di Caritas Italiana che siede ai tavoli ministeriali e poi con la collaborazione del Vescovo che è presidente della Caritas, ASL, ci siamo attivati appunto per la quarantena, i tamponi e anche poi per le pratiche necessarie per andare in questura e fare la dichiarazione di presenza. Sicuramente ne arriveranno altri, ma ora si sono attivati i circuiti istituzionali per cui ci sono gli ABL, le prefetture e noi abbiamo dato disponibilità grazie alle tante famiglie che hanno dato a loro volta disponibilità nella propria casa e nella propria famiglia per accogliere e sicuramente metteremo a disposizione queste accoglienze sia per le istituzioni ma soprattutto anche per i cosiddetti corridoi umanitari o canali umanitari che Caritas Italiana sta attivando insieme ai campi profughi presenti in Moldavia, Polonia e Romania. Ci sono storie assolutamente drammatiche. Sì, io penso che sono storie drammatiche che purtroppo la guerra porta dentro, tutte le guerre portano delle storie drammatiche, molto spesso ripenso un po' a quella della Bosnia, no? Che c'è stata un po' di anni fa. È una storia particolare che a me come mamma ha colpito, di una madre che avendo due figli, uno l'ha dovuto lasciare perché un mese fa ha compiuto 18 anni e quindi non è potuto uscire. Immaginate voi, no? Un ragazzo di 18 anni se è pronto per la guerra.